Vabbè, faccio una causa grossa quanto un attico, va bene. Se il suo ci spaventa, ma roba da matti, ma cosa stavate facendo? Del Onda Verde, colei che ci tiene informati. Un numero personale, ma adesso no. Prima di muovermi da casa la chiamo e dico: Marina, posso andare in corso Buenos Aires? Ah, e lei glielo dice giusto se ci sono ingorghi o cose varie, ma questa è un'altra storia. Mario Bianchi. E allora? Cominciamo. Chi l'ha detto? Il programma è registrato, possiamo prendercela con comodo. L'orzaiolo è arrivato. Sarebbe bambino. Va bene, sei arrivato, stai fermo qui, ok? Vai con la sigla. Buonasera amici ascoltatori e benvenuti a una puntata del processo del lunedì. Allora, scusa Mike, dobbiamo rifare, hai detto il processo del lunedì. Il processo del lunedì. Sì. Sì, Mike. Siete sicuri? Sì. Sembra impossibile. Sei sicuro? Oggi non è giovedì. Allora, come posso aver detto il processo del lunedì, Mario Bianchi? Il processo l'hanno fatto alle meningi, secondo me. Se le hanno esiliate. Ma santa pazienza. La uno, la due, o la carrà. Forza, colpo di scena. Sì. Forza. Andiamo. Ecco. Tutte le dice. La rifacciamo. Colpo di scena. Buonasera, benvenuti a Genius, il campionato dei piccoli geni. Abbiamo qui il nostro primo concorrente. Allora, piccolo bulbo di Giaggiolo, vieni qui. Giaggiolo. Allora, vi fate i fatti vostri. Gli accenti li metto come mi pare piace. A me. Io dico Giaggiolo. Va bene? Giaggiolo. Vabbè. Forza, bambino. Tocca a te. Allora, come ti chiami? I miei genitori mi hanno detto che non devo parlare con gli sconosciuti. Aia. Si parte subito male. Molto male. Ti sembro sconosciuto io. 70 anni di televisione e questo piccolo babbeo dice che sono sconosciuto. 26 telegatti e lui non mi conosce. Dimmi la verità, idiota mignon. Vieni qua. Tu pensi che io sia uno di quei tizi che vanno fuori dalle scuole ad adescare i ragazzini, magari offrendo loro qualche caramella? L'unica cosa che ti offrirei volentieri è una polpetta col veleno per topi. Allora, rispondi e basta. Quanti anni hai? Perché mi fai delle domande così personali? Aia. Ma cosa gli dovrei chiedere? Come si fa ad ottenere un'esenzione sulla cartella delle tasse? Oppure magari parliamo della migrazione degli aironi? Ma cosa credi che io a 80 anni stia qui a parlare del più e del meno con te, Mario Bianchi? Ma secondo te, se a coltello questo sospettosetto di sta cippa, riusciamo ad occultare il cadavere? Mike, andiamo avanti. Colpo di scena, andiamo avanti. Che mestiere fa quell'imbecille di tuo padre? Opera nel campo del risarcimento dell'infortunistica stradale. Ma non potevi rispondere semplicemente: fa l'assicuratore, una parola sola, perché hai messo tutta quella roba. Una cosa te l'assicuro io: se continui così non arrivi vivo fino alla fine di questa puntata. E sono buono, visto che è Natale, va bene? Ma io vorrei sapere, scusate, ma chi li fa i casting per questa trasmissione? Un veterinario? Avanti, forza e coraggio, coraggio, colpo di scena, amici ascoltatori. Meritereste una tiratina d'orecchie? Com'è andata a scuola quest'anno? Ma se ne vai a rispondere a questo tipo di domande riservate, che sono solo una questione fra me e la mia maestra. Allora chi glielo dice che questo è un test medico per col... Siete sicuri? È un test medico questo, vero? Per collaudare il mio nuovo bypass, è vero? O per provare la resistenza della mia sacca testicolare sotto sollecitazione nervosa, è vero? Ditemi che è così, non posso credere che a questo bambino, che questo bambino sia vivo. Roba, secondo me, un pupazzo parlante, caricato a stronzate, va bene. Ok, le devo dire queste cose. Scusate, non mi fate arrabbiare adesso. Fermiamo qua l'intervista, se no c'è il rischio che riesca a prendere 6 ergastoli, amici ascoltatori. Attenzione, sei pronto? Allora, forza, piccolo petto, vieni. Vieni qui. Vieni qui. Ti faccio una domanda di geografia.
presa larga. Sentiamo. Quali di queste località è più lontana da Milano? Ti do tre audi. Le Filippine, l'Australia, la Malpensa. Stai calmo, coraggio, hai tutto il tempo che vuoi, una decina di secondi. Io sono calmissimo. Non ti vedo un po' che strabuzzi gli occhi. Stai calmo. Mi date una Rohypnol che gliela do. Forza. Allora mi rispondi o no? Sì, è la Malpensa. Ma dove? Io qui vedo un'altra cosa, amici. Per forza. Vedo l'Australia. Certo. Siete sicuri? Sì, Mike. Guardate che secondo me ha ragione questo piccolo rampicante velenoso. A casa mia a Milano vengono a fare le pulizie tra i filippini, vengono tutti i giorni in motorino. Dunque le Filippine non devono essere poi così lontane. I canguri, si sa, sono australiani, li ho visti allo zoo, qua in Italia, no? Dunque, anche l'Australia non deve essere lontana, i canguri saltano. Certo. Ma guarda che i canguri li hanno portati in aereo. Certamente. Mario Bianchi, tu l'hai mai visto un canguro seduto in business class? Io non l'ho mai visto. Ma ti sei bevuto la materia? Roba da matti. Secondo me la località più lontana deve essere questa fantomatica Malpensa. Mike, guarda che la Malpensa è l'aeroporto di Milano. Ma da quando in qua? E secondo voi Linate cos'è? L'aeroporto di Los Angeles? Cosa mi dite? Mario Bianchi, guarda che stiamo facendo la figura dei peracottari. Se comunque voi vi prendete la responsabilità di quello che dite, va bene. Allora, piccolo tappo di cerume, la risposta giusta era l'Australia, va bene? Siete contenti? Mike, la risposta è sbagliata dal bambino. Quindi l'Australia è la risposta giusta. Ma non sono convinto. Stavolta sorpresa. È la Malpensa. No, Mike. Lo sai quanto ci si mette da Milano ad arrivare alla Malpensa? Sì, c'è sempre traffico. Fatti i fatti tuoi. Stai zitto, hai finito il tuo compito. Adesso muto, zitto, pipa e non respirare finché morte non sopraggiunga. Va bene? Stai fermo lì e stai buono. 5 minuti di pausa, forza. No, c'è una pausa. Ma cosa ti è saltato in mente? Di rispondere alla Malpensa. A te devono fare il check-in al cervello. Lo sanno tutti che la località più lontana è l'Australia. Certo. E io ti ci manderei a calci. Veramente, al posto della lingua hai una porta aerei da cui decollano solo cagate. Te lo devo dire, purtroppo lo devo dire. Lo conosci Dostoevskij? Lo conosci, no, Dostoevskij? No. Ah, non lo conosci Dostoevskij? Non lo conosci, strano, perché lui ti doveva conoscere. Ha scritto un libro su di te, l'idiota. Roba da matti. Ma con che cosa ti hanno levato i tuoi? Veramente con le Rohypnol? Roba da matti. Sei un elenco telefonico veramente di pirlate, te lo posso dire. Ma perché non fai outing e ammetti di essere un imbecille? Perché non lo fai? Sei Legidio Calloni della cultura. Roba da matti. Sbagli gol a porta vuota, ma cosa hai scritto sul cervello? Chiuso per lutto? Si è morta l'ipofisi, l'ipotalamo o qualcosa del genere? Se fossi stato il figlio prodigo, tuo padre al posto del vitello grasso avrebbe scannato te. roba da matti. Guardi, sono veramente innervosito questo pirlone. Io guarda, credo una cosa: se tu tirassi un boomerang, quello non tornerebbe indietro. Lo sai, perché fai schifo anche a lui, te lo devo dire. Ma porca miseria, ma perché non fai dei gargarismi con dell'acido muriatico? È divertente, lo sai? Ma cattivo che io sono, buono, è Natale, lo posso menare mentre voi mandate, no, la sigla, vai, di chiusura, e invece sì. Ecco, sta menando. Vediamo la spia, grazie. Do una testata. No, che testata. Un calcio e anche ti schiaccio le orecchie col tacco. E ti spengo un'orecchia come faccio con le sigarette, va bene? Roba da matti, incredibile. Non mi fermo più, amici. Grazie, Mario. Buon Natale a tutti, tranne che a lui. A te. Ti auguro l'influenza. Ah, pure. Ringraziamo Mike, anche lui parte di Viva Radio 2. Buonasera, un libro, milioni di copie, grazie. Natale.